Ciao, io sono Decio e gestisco questo locale, questo bar. Questo non è un bar qualunque, questo è un tempio dove gli uomini vengono a confessare i loro peccati, le loro manie, i loro desideri, i loro sogni. Dov'è la biblioteca? Dov'è la biblioteca? Guardi, in fondo a destra. Ma dove? La mia clientela è variegata, anzi, multietnica, come si suol dire, costituita da frati, intellettuali, bambini, scienziati, ciechi, ciccioni, vecchi imbriaconi, gay, nani e ballerini. Tutti alla ricerca della felicità. Ma che cos'è la felicità? Se non essere accettati e apprezzati, amare ed essere amati. Un amoroso abbraccio piace a chiunque. E può essere il tenero abbraccio di una madre, oppure il rassicurante abbraccio di un amico, o il voluttuoso abbraccio di un amante o di un marito, o addirittura un abbraccio di tango. Libero da pregiudizi e vincoli, un abbraccio di tango può unire chiunque. Il magro col grasso, il bello col brutto, con l'altro. Il mio medico ha detto che devo fare a meno dell'altro, del caffè e delle sigarette. Tu di cosa hai fatto a meno? Del medico! Ma che frate? Frastornato! La benedizione deve farsi la benefazione. Io vorrei beneficarti. Una birra, per favore, subito! Non sopporto gli ubriachi, ma chi lo dici? Ieri mio marito è tornato a casa alle 6 del mattino, ubriaco. Come si fa tutto? Io non sono svegliata alle 4 del mattino e tu non ce l'hai, quindi ora dici dove sei stato tutto qua. E lui è sotto il divano, mi dice. E che ci facevi sotto il divano? Cercavo il divano. Siccome quello non si può ragionare. Avranno voluto di bellezza in fiore.